Bernie Madoff è lo scandalo finanziario più famigerato della storia. Nel cuore di Wall Street, dove si creano e si perdono fortune, un uomo ha ideato il più grande inganno finanziario di tutti i tempi. Questa è l'ascesa e la caduta di Bernie Madoff. Vuoi conoscere la sua storia? Vuoi sapere come si è scoperto il più grande schema Ponzi mai esistito? Bernie Madoff, nato nel 1938 nel Queens, a New York, fondò la propria società di investimenti nel 1960 con la modesta somma di $5.000. Ambizioso e carismatico, Madoff si è rapidamente costruito la reputazione di offrire rendimenti costanti e notevoli. Negli anni 80 Madoff era una potenza, una powerhouse a Wall Street. La sua società diventa uno dei maggiori market maker del mercato e anche Madoff arriva a ricoprire per ben 3 anni la prestigiosa carica di presidente del Nasdaq. Ma sotto il fascino e il presunto successo di questo celebre finanziere si celava un sinistro segreto. Madoff infatti gestiva un gigantesco schema Ponzi, ovvero un sistema fraudolento in cui i rendimenti dei primi investitori venivano pagati con le somme versate dai nuovi investitori. La promessa di rendimenti elevati e costanti era un'esca irresistibile. Il piano di Madoff era brillantemente mascherato, aveva creato un'aura di esclusività, spingendo sempre più persone a voler investire, visto che esisteva questo passaparola che i guadagni erano stellari e ben superiori rispetto a quelli degli altri competitor. L'illusione è andata in frantumi nel 2008. Con l'aggravarsi della crisi finanziaria dopo il fallimento di Lehman Brothers, gli investitori hanno chiesto a gran voce di ritirare i propri fondi. Il castello di carte di Madoff cominciò così a crollare. L'11 dicembre 2008 Madoff ha confessato ai propri figli che tutte le sue operazioni di investimento erano per la maggior parte fasulle. Lo stesso giorno l'FBI lo arrestò. Nel 2009 Bernie Madoff si è dichiarato colpevole di 11 crimini federali ed è stato condannato a 150 anni di prigione. Le conseguenze furono catastrofiche, con miliardi di dollari persi e innumerevoli vite distrutte. L'inganno di Madoff ha messo in luce importanti difetti nella regolamentazione finanziaria. La SEC ha dovuto affrontare severe critiche per aver trascurato numerosi segnali di allarme. La sua caduta ha spinto a riforme diffuse per evitare che una frode così massiccia si ripetesse. Bernie Madoff è morto in prigione il 14 aprile 2021. La sua storia rimane un potente avvertimento sui pericoli di un'ambizione incontrollata e sulla necessità di una supervisione rigorosa nel mondo finanziario. Vuoi scoprire altre storie come questa? O vuoi saperne di più sul trading o sulla finanza? Ricordati di iscriverti al nostro canale YouTube e attivare le notifiche per non perderti nemmeno un contenuto. Alla prossima!